E anche questa assurdità è una realtà. La rivalsa delle due assicurazioni contro il caposquadra Giorgio Lorenzi, morto in servizio nel 2005, ha fatto sì che Genova e Catania scendessero in piazza per rivendicare tutti i colleghi che hanno perso la vita in servizio e per quei colleghi infortunati in maniera permanente. Noi non possiamo accettare che queste due assicurazioni dicono che i vigili del fuoco siano stati imprudenti o negligenti. Ricordiamo su tutti i colleghi che sono morti nelle Torri Gemelle. Secondo la loro opinione anche questi sarebbero stati imprudenti perché stavano andando a rischiare la propria vita in quel fatidico intervento. Ricordiamo anche tutti gli altri colleghi che hanno perso la vita in questi ultimi anni: Catania, Alessandria, Rieti, Taranto, Milano, dove ha perso la vita un vigile volontario che vince di vita. Ricordiamo che i vigili del fuoco hanno un corpo pieno di precari che chiedono di essere stabilizzati. Questi stessi si infortunano, rischiano la doppia beffa: uno di non coronare il loro sogno, che è quello di entrare permanenti, l'altro di essere, di rimanere infortunati in maniera perpetua, senza avere un'assicurazione sanitaria che ti tuteli completamente. Infatti chiediamo che venga istituita un'assicurazione con il riconoscimento dei parametri INAIL, cosa che attualmente non abbiamo. Il gioco del corpo è intervenuto fortemente dopo questo intervento di rivalsa da parte delle assicurazioni e dopo qualche giorno è stata ritirata, ma è stata ritirata soltanto per l'interesse proprio, l'interesse per la loro compagnia. L'imprudenza dei vigili del fuoco noi non la possiamo accettare, perché quotidianamente rischiamo la vita, quotidianamente mettiamo il nostro sacrificio per portare soccorso alla popolazione. Ricordiamo il Casso Marino nei giorni passati, dove i colleghi per evacuare l'abitazione hanno subito il crollo della stessa. Pertanto siamo qui oggi, sembra un'assurdità, anche per rivendicare la nostra dignità, dignità di vigili del fuoco che quotidianamente sono al servizio della popolazione. Chiediamo alla politica di prendersi carico di questa annosa problematica, perché è un corpo che ha necessità di essere rinforzato con le assunzioni che sono e che dovrebbero essere prese dagli idonei concorsi pubblici e dalla stabilizzazione precaria. Chiediamo un investimento vero sul corpo nazionale dei vigili del fuoco. Qualora ciò non avvenisse, qualora dovessero esserci ancora incomprensioni nei nostri confronti, noi sicuramente ci faremo sentire.